Allora, dunque, allora, come ti chiami? Capirai, è vero che prima di lasciarti andare libero per l'Italia, dobbiamo verificare che tu non abbia problemi con la legge. Mi chiamo Sanio Giana. Allora, Sanio, quando e dove sei nato? 12 gennaio 1995 in Afamadu. Somalia? Sì, Somalia. Somalia, eh? Senti, noi abbiamo bisogno di contattare il tuo stato, perché dobbiamo verificare la provenienza, ma tu non hai un documento. Con te avevi una croce, due biglietti per un volo diretto a Roma e un documento che però non è tuo, o sbaglio? Chi è Akin Vanji Abura? Un Un amico? amico? Ma avete fatto il viaggio insieme? E dove si trova? L'ambasciata ha voluto riconoscere il mio impegno civile e nello studio. Guarda, guarda, è la busta di studio in cui ti avevo parlato. Guarda, posso finalmente andare a studiare medicina in Italia. Finalmente posso raggiungere il mio sogno. Quasi non ci credo. Ma Kim, figlio mio, è dall'altra parte del mondo. Non ci sono scuole più No. vicine. Non per la specializzazione che vorrei fare io. Ma Kim, è troppo lontano. Come farò a sapere se stai Ma poi, bene? non c'è da preoccuparsi, mamma. È già tutto pagato e prenotato. Guarda, tra 2 settimane ho un volo tra Metramatrou in Egitto fino a Roma. Io non voglio che tu faccia questo viaggio. Mamma, c'è bisogno che lo faccio. Non solo per me, mamma, ma per tutte le persone che hanno bisogno di questo. Se qui ci fossero stati più medici, papà sarebbe ancora tra di noi. Io devo andare. Lo so, hai un cuore grande. Spero che nessuno se ne approfitti mai. Mamma, ti prometto che tornerò. E quando mai non ho mantenuto una promessa? Non posso fermarti. Puoi andare. Che Dio ti benedica.
Grazie. Sarai fiera di me, mamma. Lo sono già. E ora passa il treno. Dove passo? Dove posso trovare l'ufficio postale? Tu parli italiano? Postale? Sì, ma non molto bene. Lo parlavo in mio nonno. Anche te parli italiano? Sì, l'ho studiato un po' perché sto andando in Italia per studiare medicina. E che bello! Anche io sto andando in Italia. Ah, come ti chiami? Sanyu, tu? Akin. Piacere. Piacere. Ho un volo da Matru domani pomeriggio. Magari è il stesso volo. Da dove vieni? Vengo da Somalia, a Famadu. Wow! E perché vai in Italia? Perché con la mia fidanzata, si dice così? Sì, si dice così. Con lei vogliamo fare una famiglia. Non vogliamo che i nostri figli crescano in Somalia. Io amo il mio paese, ma ci sono tanti uomini cattivi che voglio potere. Io voglio che i miei figli crescano in un paese pacifico, dove non c'è la guerra. Quindi io voglio andare in Italia per trovare lavoro. Poi verrai, Waris, e ci sposiamo. Spero davvero che possiate trovare la felicità. Ah, sono già trovato.
Spero che possano trovare la mia figlia in futuro. Ma che lavoro farai? Ah, meccanico. Io sono il meccanico più grande in tutto Somalia. Anzi, in tutto Africa. C'è un problema, lo aggiusto. Perché te lavorerai in Italia? No. Io tornerò in Kenya. Ah, vieni da Kenya? Allora, siamo vicini. Già. Voglio aiutare le persone del mio paese, come dottore. Mio padre è morto per una malattia, perché non c'era dottore. Pensa che in Italia, da quella malattia, le persone le prendono e non si muore. Io voglio aiutare più persone possibile, perché nessuno viva più il dispiacere che ho vissuto con il mio padre. Wow, sei davvero una brava persona. Spero che tu riuscirai. Perché la gente pensa fare solo male come in Somalia? Se tutti fossero come te, il mondo sarebbe il posto migliore. Ma dove dormi questa notte? Ah, non lo so. Dovrebbe arrivare domani mattina, forse dormire. No. Confine tra Egitto e Libia è un posto brutto. Una brava persona come te non puoi dormire per terra. Vieni da me. Ho affittato una stanza qua vicino. Wow! Non è granché, ma è meglio di niente. Grazie davvero. Figurati, dai, vieni con me. Ah, quindi tu vuoi comprare l'esercito? Sì, ma non devo fare perché non ho un'altra scelta. Eccolo, siamo già arrivati. Ecco qua, fa schifo, però meglio di niente. Ah, voilà! Ah, sempre meglio che dormire fuori. Mi manca la mia fidanzata. È lei che mi vuole andare in Italia. Così mi trova un lavoro e sistemiamo la nostra vita. Spero che tu riuscirai. Grazie, speriamo. Speriamo, fra. Dai, buonanotte, fra. Buonanotte. Sveglia, sveglia, sveglia. Sveglia. Cosa c'è? Questi non vi capiscono. Sarava qui, ma ti attacca lì? No, per loro è in mente qualcosa di diverso. Akam, Ilalaki! Volevi parlarmi? Ne ho altri 20, in un campo qua vicino. Facciamo lo scambio e siamo a posto. Tutto tuo. Dov'è il campo? Eravamo d'accordo per il doppio. È il giusto valore che sono disposto a pagare per la vita di quei disgraziati. Io voglio il doppio. Lo sai. La gente inizia a ficcare il naso nelle faccende che non riguardano e fare questo lavoro diventa sempre più difficile. Io voglio il doppio. Unui, puntarmi un'arma addosso comprata con i miei soldi? Pensaci un attimo prima di agire. Voglio il doppio. Ok,
Vai, spara, uccidimi pure. Tanto qualcuno al ministero noterà che sono sparito. E la tua zona, sospetta di terrorismo da anni, potrebbe essere accidentalmente presa di mira da bombardamenti. Oppure, prendi quella bella valigetta, mi ringrazi, mi dai la merce e nessuno saprà mai delle tue attività. Che ne dici? Dov'è il campo? Al campo 16, a Heladen. Ci sono ancora 20 prigionieri, 3 nuovi. Questa sera arriva un camion e li carichiamo. A Mekili li passa i tuoi uomini e lo scambio è fatto. Vedi che quando ragioni meglio, hai fatto la cosa giusta. Tu le tue strade senza razze, io e i miei lavoratori. Ah, e non rovinarmeli, altrimenti non li compra più nessuno e mi tocca buttarli. Ragazzo, quanti anni hai? 16. Ma perché sei qua? 2 anni fa i miei genitori sono stati rapiti in Egitto. Stavo cercando un modo per andarmene via. Ma loro hanno detto che possono aiutarmi se lavoro per loro, ma mai hanno fatto. Quando ho cercato di scappare via, mi hanno portato qua. Mi dispiace. Non fa niente. E voi perché siete qua? Non lo sappiamo. Stavamo andando in Italia e poi ci hanno preso. Non abbiamo capito. Andiamo a vedere. No. È la residenza libica. Venite ragazzi. Hanno mandato una... Ragazzi, venite qua, è importante. Attaccheranno dalla Steno, tra 2 giorni. Sì, siamo liberi. Oh! Manda palo! Lasci fare le dica! E fai dica! No! Prima o poi continuiamo nella costa, dobbiamo incontrare una città. Ho troppo stanco. Ho sete. Adesso si cammina e si vedrà. Aspetta un attimo, sono troppo stanco. E dopo ti ripartiamo. Qui l'acqua non la troveremo mai. Ma no, fermiamoci qua un attimo.
No, sono stanco e dopo ci rifacciamo. Allora, sediamo lì. Dove siamo ora? Non ho la minima idea. Guarda lì in fondo, ci sono dei palazzi. Allora facciamo subito, non resisto un minuto più in questo posto. Fermi! Ma ragazzi, ti prego, ho ragione. Ti prego. Come va? Domani cerchiamo di trovare un passaggio. Ragazzi, vi sembrate nei guai? Sbaglio o avete bisogno di aiuto? Sanyu, è meglio di no. No, tranquilli, non abbiate paura. Sì, dobbiamo prendere un aereo, ma ci ha catturati, adesso non so come si fa. Vi è rimasto qualche soldo? Io vendo biglietti per la traversata del Mediterraneo. Il costo è 300 dinari. 300? A testa. Non abbiamo abbastanza soldi. Questo non dipende da me. Per favore, abbiamo bisogno di aiuto. E quanto avete? 480. Abbiamo bisogno di entrare tutti e due. Se è la nostra ultima speranza. Nomi. Akin e Sanyu. L'imbarco sarà domani mattina all'alba, nella spiaggia qua di fianco. Non mancate. Grazie mille, lei è veramente un bravo.
Non ti ho ancora ringraziato per oggi. Per cosa? Anche io devo ringraziarti. Senza te non sarei riuscito a scappare dal campo. Sono felice di averti conosciuto. Anch'io. Cos'è quel simbolo che ti portavi dietro, che ha fatto arrabbiare il generale? Ah, la croce. Ah, tranquillo, ho preso io. È qui con me. Ah, quella è la rappresentazione della croce su quale è morto Gesù. Ah, è profeta? Tu sei musulmano, vero? Ah sì, sono musulmano. Nel mio paese saremmo nemici. C'è chi voglia imporre la sua religione con forza, ma non è ciò che vorrebbe Dio. In suo nome possiamo portare solo sempre l'amore. Sì, il Signore non vorrebbe mai che gli uomini si scontrino tra di loro, anche se lo scopo è quello di diffondere la sua parola. Gesù si è lasciato crocifiggere, però non aveva fatto niente di male. Però la storia non finisce qua. Venne deposto in un sepolcro. In 3 giorni dopo non c'era traccia della sua presenza. Era risorto. Tu hai mai paura della morte? Sì, perché è naturale. Però non ho paura di quello che sarà dopo. Anche adesso non ce l'ho. Perché lo so, il Signore è sempre accanto di me. E so che quando sembrerà tutto finito, lui mi porterà in un posto migliore. Hai grande fede, è una cosa buona. Quanto è inutile combattere tra noi. Quante persone che ci siamo lasciate alle spalle nel campo. Perché fanno questo? Purtroppo c'è chi ancora che non comprende il valore della vita. Sono uomini deboli. Ci vuole molto più coraggio a fare la pace che a fare la guerra. Grazie ancora. Un piacere, amico. Joaquin! Joaquin! Joaquin!
È così, terminò il mio viaggio. È così, è terminato quello di Akin. Forse avrei potuto fare qualcosa. Forse non ci avrei fatto neanche io. Poi mi è tornato in mente quella frase. Che la vita è un dono. Non va sprecato. Quello che è successo è passato e non conta più. Quello che conta è come vogliamo che sia in futuro. Per questo che non voglio terminare qui il mio viaggio. Non voglio che il passato non sia servito a nulla. Non posso essere triste per lui, perché so che ora lui è il posto migliore. Benvenuto in Italia, signor. Comincia una nuova vita per te. Grazie, grazie mille, grazie. Non sarebbe questo un mondo migliore se tutti provassimo ad andare d'accordo. Ci vorrebbe davvero più coraggio a fare la pace che fare la guerra. La vita ha un valore immenso. È la unica cosa che possediamo davvero. Allora, perché sprecare la vita a odiarsi? Se in fondo siamo qui solo di passaggio. Un giorno poi ci incontreremo tutti in un posto migliore.